siamo tutti fratelli. Con questo motto Papa Francesco è stato accolto in Azerbaigian, il paese più grande del Caucaso meridionale, a maggioranza musulmana, seconda tappa del suo 16° viaggio apostolico. Dall'aeroporto internazionale Heydar Aliyev il pontefice si è subito recato nella chiesa dell'Immacolata presso il centro salesiano di Baku per celebrare la Santa Messa con la minuta comunità cattolica. Un gregge piccolo ma forte della propria fede, con un cuore aperto all'opera del Signore. È proprio attraverso i cuori, ha detto Papa Bergoglio nel corso dell'omelia, che Dio cambia il mondo con l'aiuto di ogni individuo. Ma la fede, lungi dall'essere una forza magica che scende dal cielo, un superpotere che serve a risolvere i problemi della vita, deve essere alimentata soprattutto con il servizio. In una terra famosa per i propri pregiati tappeti, il pontefice ha usato questa immagine per descrivere lo stretto legame che corre tra fede e servizio. La vita cristiana, ha detto, va ogni giorno pazientemente intessuta, intrecciando tra loro la trama della fede e l'ordito del servizio. Quando alla fede si annoda il servizio, il cuore si mantiene aperto e giovane e si dilata nel fare il bene. E il vero servizio non viene compiuto per ricevere una ricompensa, ma come vero stile di vita, immune alle inevitabili tentazioni. In particolare Papa Francesco ha voluto evidenziarne due: pensare da padroni e lasciare intiepidire il cuore. Un cuore tiepido, infatti, si chiude in una vita pigra e soffoca il fuoco dell'amore e riserva a Dio e agli altri delle percentuali del proprio tempo e del proprio cuore, senza mai esagerare, anzi cercando sempre di risparmiare.